Pugno duro del nuovo governo contro gli impiegati pubblici che non lavorano. Il problema dei fannulloni nella pubblica amministrazione si risolve semplicemente licenziandoli, è stato lo slogan utilizzato dal ministro Brunetta. Per razionalizzare i costi del settore pubblico, il ministro punta alla certificazione delle prestazioni di scuole, università, salute pubblica attraverso standard uniformi di servizio, pubblicati online con un sistema di stellette. Il ministro della pubblica amministrazione ha lanciato poi la seconda fase dell'operazione Trasparenza. Il primo atto è stato mettere online i giorni di lavoro e gli stipendi dei suoi dirigenti, auspicando che presto anche gli altri ministeri facciano altrettanto. Tra le proposte del governo per una migliore razionalizzazione dei costi vi è anche il federalismo fiscale, che dovrebbe permettere di diminuire le spese delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, la mancata promessa mantenuta sull'abolizione delle province, dopo il netto rifiuto della Lega a questa ipotesi, lascia più di una perplessità sull'obiettivo che l'attuale governo Berlusconi intende raggiungere per la semplificazione della macchina istituzionale.